Ennesima sfida tra Carlo Conti e Maria De Filippi. Rai contro Mediaset. Gli ascolti TV di sabato 20 aprile. Un altro sabato è passato e con esso, l'ennesima sfida degli ascolti TV e lo scontro tra Rai e Mediaset. Viale Mazzini si affida per queste ultime settimane di palinsesti decisamente più consistenti, a Carlo Conti e ai migliori anni. Il contenitore di Amarcord musicale e televisivi, con ospiti italiani e internazionali, continua a tenere botta ed è una proposta che in questo periodo dell'anno viene sempre scelta dall'azienda per contrastare la concorrenza. Dall'altra parte infatti, viene schierato uno dei fiori all'occhiello di tutta Mediaset, che è il serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent giunge quasi al giro di boa e a colpi di duetti, giudizi insindacabili e coreografie incredibili, tiene compagnia a molti italiani durante il sabato sera. Nei precedenti appuntamenti ha sempre trionfato contro Conti, tralasciando alcune leggere flessioni, ma il risultato è sempre stato quello, confermando ancora una volta la grande forza della trasmissione su Canale 5. Come sarò andata questa volta? Vediamo i dati. Ascolti TV. Chi ha vinto ieri sera tra i migliori anni e Amici 23? Settimana scorsa, ovvero sabato 13 aprile, Amici 23, è stato seguito da 3,6 milioni di persone con uno share al 25,2%. I migliori anni si è fermato a 2,5 milioni di spettatori e share del 16,8%. Un divario quasi netto, che sembra non dia scampo al conduttore toscano. Se lui e la De Filippi nella vita fuori dalla televisione si sono definiti quasi fratelli per via della loro amicizia profondissima, nel lavoro sono costretti spesso ad andare l'uno contro l'altra per esigenze di palinsesti e scelte aziendali che non sono loro in primis a decidere. Veniamo a questo punto a ieri, sabato 20 aprile, e ai numeri di entrambe le proposte. Sarà cambiato qualcosa? I migliori anni risale, raggiungendo il 18,2% di share con 3,1 milioni di spettatori. Non è un dato da sottovalutare, questo è certo, ma non riesce nemmeno lontanamente ad avvicinarsi a quello che ha fatto la De Filippi. Se i competitor su Rai 1 salgono, lei non si ferma di certo. Amici 23 è super leader, raggiungendo la vetta del 25,7% di share con 3,7 milioni di telespettatori che hanno assistito alla puntata in onda ieri sera. Insomma, numeri da capogiro per casa Mediaset e uno share che sembra destinato a crescere da qui alla finalissima del talent. Insomma, non c'è scampo per casa Rai, che ancora una volta è costretta a piegarsi al dominio incontrastato di Canale 5, nel tanto atteso, e temuto a questo punto, sabato sera.